Hello, ragazzuole, ragazzuole, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, non lo so a che ora state guardando, buonanotte per gli spettatori notturni, non so a che ora voi vedete i video, questo in teoria dovrebbe essere un video relaxato, dopo tutta la sequenza, che poi sequenza erano quattro video, di Halloween, che in teoria ce ne dovrebbe essere anche un quinto, non so se farò in tempo a registrarlo, in teoria Halloween è passato, ma vediamo, magari lo inserisco così random tra i video di novembre. Comunque ho deciso di fare questo video che dice come va Penny con l'acquisto dei libri? Male, è evidente che non va proprio benissimo, io tra l'altro convinta al 100% invece che stesse andando una favola in sto periodo, ma queste sono le ultime battute, non perché tra un mese finisce l'anno e poi si ricomincia tutto da capo, ma banalmente perché io ci avrei tutti i libri dell'università da comprare, di conseguenza puppa, adesso i romanzi li lasciamo un po' da parte e intanto recuperiamo questi. E tra l'altro vedere tutta sta pila di libri mi ha dato un'idea straordinaria per il calendario dell'avvento su Instagram di dicembre. Non so se vi ho destabilizzato, beh, non, italiano un'altra volta, e io voglio anche studiare lingue straniere, cioè voglio. Ho studiato lingue straniere, posso dicendovi questa cosa all'università perché io l'ho detta su Instagram, però magari la maggior parte di voi sta pure su Instagram e lo sapeva che mi sono iscritta in magistrale e quindi alcuni di questi libri che vedete sono romanzi che mi tocca leggere per gli esami dell'università. Se c'è qualcun altro di voi tra l'altro che è iscritto a Bologna, così battacolpo ci possiamo disperare insieme, ecco, così. Quindi, no, partendo da quelli, in realtà dell'esame di letteratura spagnola ce n'ho soltanto uno, perché gli altri li devo comprare. Non li ho ancora comprati, perché tutti insieme mi facevano una cifra che mi è venuto un attimo uno schioppot, e quindi niente, adesso tanto li devo comprare comunque, per cui, cioè, inutile, io rimando perché mi piace procrastinare, ma in realtà tanto prima o poi l'ora della verità, del verdetto finale arriverà. Comunque, ho preso, l'unico testo che ho è questo, di Emilia Pardo Bazán, attrice spagnola, femminista, giornalista, novelista, detto e di più, ha fatto tutto, lei fa tutto lei, ha scritto un sacco di roba, questo è uno dei suoi romanzi. Questo non credo che esista in italiano. Alcuni suoi esistono, tipo Memoria di un Solteron, che penso sia Memoria di uno Scapolo, anche qualcosa, Insolación, che penso che sia Colpo di Sole tradotto in italiano, cioè letteralmente è Colpo di Sole, Insolación. Però non so in italiano come l'abbiano tradotto il titolo. Comunque sì, e poi trovate Il pizzo strappato e altri racconti, che è tra l'altro un'edizione a cura della mia docente, edito da Marsiglio. Tanto sti libri prima o poi ve li vedete nei prossimi video perché comunque compariranno. Vabbè, questa edizione Cattedra, chi ha studiato letteratura spagnola sa, Cattedra ha tipo il monopolio di tutti i volumi. Cioè io tutti i volumi che ho di letteratura spagnola, anche della triennale, erano tutti di Cattedra, che in questo momento non so dove sono, ma sono da qualche parte in questa libreria. Vabbè, prima o poi la sistemerò con un ordine che riuscirò a trovarle a prima botta i libri. E che non mi venga a dire qualcuno nell'universo si mettono in ordine alfabetico, perché io così non mi ci ritrovo, ragazzi, purtroppo. Poi, letteratura inglese, in realtà li ho tutti e tre i romanzi da leggere. Che sono? Questo lo sto leggendo. Goodbye to All That di Robert Graves, che è quello che ha scritto anche io, Claudio, e tutte cose, ha scritto un sacco di roba. Questo è il suo memoir, sarebbe in teoria, a me è stato spacciato, no? Allora, diciamo che la parte più importante che interessa a me è quando parla della sua esperienza durante la prima guerra mondiale nelle trincee. Poi in realtà vi racconta cioè, buona parte della sua vita, proprio la sua autobiografia. Vi dirò, la prima parte è abbastanza pallosa perché lui che racconta delle scuole da ricchi che frequentava e per cui io sono tipo un po' abbacchiata e dico sì, ok, però arriviamo un po' alla parte interessante. Importantissimo scrittore, ha incontrato anche un sacco di altri poeti e scrittori famosi dell'epoca. Perché sono curiosa anche, come dire, di quella parte in particolare. E sempre per l'esame, Mrs. Dalloway, che sono sicura di averci in italiano da qualche parte, ma non so dove, vabbè, l'ho recuperato in inglese, tanto i Wordsworth Classics costano una stupidata, penso di averlo pagato 3 euro, e per cui ecco, se volete leggerlo anche questo, sì, ce l'ho in rilettura, l'ho quasi finito, perché l'avevo letto una marea di anni fa e ho detto, beh, magari una rilettura ce la ridarei giusto per ricordarmelo. E poi questo di cui sono molto 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 curiosa, che qualcuno di voi aveva notato dicendomi: Penny, ho visto Pat Barker dietro di te. Questo qua in teoria è il primo di una trilogia, poi mi direte come sono gli altri due, che racconta dell'incontro tra Siegfried Sassoon e Wilfred Owen, che sono due poeti importantissimi della poesia, diciamo, di trincea appunto della prima guerra mondiale. Se io non so quanti di voi li conoscano, Siegfried Sassoon e Wilfred Owen, perché effettivamente si studiano
Tipo mai, al liceo mai, forse un po' all'università, ecco, a meno che poi non faccia... No, ma guarda Baby Yoda, che figo, che sembra che ce la faccia il fantasma. Cioè, ho neanche fatto apposta questa cosa, è stupenda. Vabbè, niente, questo io mi faccio distrarre, questo... infatti è bello quando io studio. Poi dici, ci metti 8 ore a leggere un saggio, indovina perché. Comunque, vabbè, questo deve essere veramente fighissimo. Questo è stato scritto in tempi recenti, gli altri due, vabbè, no. Poi, vabbè, questi sono i libri dell'università e li accantoniamo da qualche parte. Poi passiamo a tutti gli altri libri. Vabbè, allora, sono quasi tutti comunque giapponesi, volevo dirvi questa cosa, con un po' di incursione di italiani. Guarda che me li divido, sono anche brava. Ti è, questi sono italiani, questi sono italiani. C'è anche qualcosa di americano, però dopo vi spiego perché ci sono quegli americani. Vabbè. Siccome voi sapete, quest'anno, poi anche chi segue il podcast, queste cose l'ho ripetuto più di una volta, ci tenevo a riscoprire un po' la letteratura italiana. Guarda come la sto infarcendo per adesso spararvi proprio la roba che di violenza e di prepotenza è il tipo sì, Penny, certo come no, in realtà di solo che sei una sottona malefica e vabbè, ma questo si sapeva. Io che per niente stavo per rubarmi il cartonato dentro in libreria con sulla faccia di Pietro Castellitto quando sono andata a comprare il suo romanzo, yeah! No, comunque, sì, ho preso il romanzo di Pietro Castellitti, che in realtà poi ve ne parlerò con tutti i difetti che può avere come opera prima, in realtà mi è piaciuto veramente tanto. E nonostante io sia una sottona malefica per Pietro Castellitto, vi dico, cioè, l'ho comprato non pensando che non mi sarebbe piaciuto, non è che non gli davo fiducia, perché secondo me lui, la sceneggiatura che ha scritto per il suo film I Predatori, c'era del genio per certe robe, perché era veramente straordinaria, era qualcosa che ultimamente si vede veramente molto poco nel cinema italiano e per cui... Tanto di cappello, considerato appunto anche che era scritta che era molto giovane. Per cui non è che non ero, solo che ho detto un conto è una sceneggiatura, un conto è un romanzo. Ne parleremo. In ogni caso, comunque sì, non è perfetto, ma parla, ve lo faccio molto breve: parla di quattro amici più tutta la combriccola che hanno attorno della Roma Bene, dei Parioli. È abbastanza esagerato, è abbastanza grottesco a tratti, ma tutto falso per pochissimo. Questo ha detto lui, ci credo. Per me è molto interessante, ecco, come opera prima. Poi, se l'avete letto, se la leggerete, mi farete sapere. In ogni caso, ne parleremo nei prossimi tea time. Io volevo leggere Lacci da un po', di Starnone. Questo l'ho comprato, beh, 5 euro perché l'ho comprato sul mercatino che c'è qua a Cremona. Ho trovato questo e ho detto, vabbè, dai, lo prendo, al limite non mi piace. Al limite poi mi piace e mi toccherà andare a recuperare Lacci e tutto quello che ha scritto Starnone. Questo fa appunto parte del mio recupero di autori italiani. Questi ci sono questa coppia che vivono un amore tempestoso e penso che sia tipo storia d'amore tormentata, non lo so, però mi incuriosisce molto onestamente. Poi, grazie alla mia amica Yunzia, ho recuperato questi due libri. Questi li ho presi quando c'era la fiera del libro, infatti quasi tutti i libri che ho comprato qua non sono a prezzo pieno, quasi tutti. Li ho recuperati sulla fiera del libro all'Emmaus, famoso Emmaus che ogni tanto vi nomino, che ci sta a Cremona, ma ci sta praticamente in tutte le città, per cui se avete voglia di comprare un sacco di libri, ma di non spendere tanto, vi consiglio di cercare i vostri Emmaus o Mercatopoli o robe varie. Emmaus, ecco, fate anche beneficenza, ve lo ripeto un'altra volta. Ho recuperato questo di Lalla Romano, è detto da lei, è un po' pesantuccio. Senti, lo consigli tu, mi fido. Questo invece è completamente l'opposto. Questo è esageratissimo, di Pier Vittorio Tondelli, Rimini. Io non l'ho mai letto né l'una né l'altro, per cui sono molto curiosa. Il mio recuperone dei romanzi italiani, questi so già dove posizionarli. Non mi ricordo se io vi avevo fatto vedere questo, Il truffatore truffato di Wilkie Collins, che avevo preso la libreria Qualta, quella famosa dove ci sono i gattini, dove c'è tutta quella specie di scalinata con i libri, insomma quella, ecco. E avevo recuperato un Wilkie Collins, c'era una marea di robe e non sapevo cosa prendere, ho detto io devo comprare un libro dentro la libreria Qualta, ho preso il Wilkie. C'era di tutto e di più, prima c'era anche una bolgia disumana, perché noi siamo arrivate là tardi, perché la sera prima avevamo fatto molto tardi, per cui abbiamo dormito Regà, però bellissima. Questo ve lo volevo mettere assieme a quell'altro che ci ho comprato assieme, che però non lo trovo, per cui dopo, quando lo troverò, ve lo farò vedere. Poi questi due li ho presi dal Libreria Pensiero Meridiano per i gruppi di lettura. Uno è questo, che è la metà scomparsa di Brit Bennett.
Anche questo, cioè anche di questo ve ne parlerò nel prossimo Tea Time. Sapete, penso l'abbiate visto su Instagram, non è che mi ha particolarmente entusiasmato, comunque poi ne parleremo in maniera un pochettino più approfondita. Per il prossimo gruppo di lettura, sempre appunto della Libreria Pensiero Meridiano, invece leggiamo questo: La sera, il giorno e la notte, che sono dei racconti di fantascienza. Sono veramente curiosa come non so cosa. Tra l'altro di Octavia Butler c'è un altro libro che io vorrei leggere tantissimo, che adesso non mi viene in mente come è stato tradotto in italiano. Kindred si chiama in inglese, che è una trama che mi ispira da morire, ma ti prego, Penny, tieni giù le zampe tutto quanto. Penny, cazzarò. C'ho due titoli adesso in mente che io voglio comprare tipo e leggere subito, ma purtroppo no, tatte bona. Poi, questo mi è stato mandato, Le 12 vite di Samuel Oli, da Emilia, insieme ad un altro libro che mi ha fatto questo dono bellissimo e io la ringrazio tantissimo. Questo è un romanzo, tra l'altro, di Edizioni Nutrimenti, di cui io forse ho letto qualcosa, ma in questo momento non mi viene in mente. Ed è una tipica storia americana, questo, per cui c'è un profondo legame tra un padre criminale e una figlia adolescente. Però mi ispira un sacco. Sapete che io la letteratura americana in realtà non è che andiamo sempre d'accordissimissimissimissimissimissimo. Però ogni tanto sì, e non lo so, questo mi fa un po' tipo quel tipo western moderno alla Cormac McCarthy, per cui potrebbe anche piacermi. Sono altri tipi di autori americani che non mi entusiasmano. Questo l'ho trovato sempre a un Emmaus insieme agli altri libri quando ero andata con la mia sister, e lì mi sarei veramente svuotata. Non so se voi ci vivete vicino, io ve lo dico, a Canove dei Biazzi, che lo so che la maggior parte di voi starà dicendo dove cazzo sta Canove dei Biazzi, sta vicino a Piadena, dove anche lì c'è un Emmaus, che mi dicono piuttosto grosso, io ancora non ci sono stata. Canova dei Biazzi, tipo dopo Cicognolo. Se bazzicate la zona di Cremona, forse lo sapete. Però potete andare a mangiare, no, in zona. Vabbè, perché io non amo molto il mangiare di quelle zone. Stavo dicendo, venite a mangiare qualcosa, andate verso Mantova. A Mantova andate a mangiare i tortelli con la zucca, sono molto buoni. E poi fate in giro verso Canove dei Biazzi e Piadena, dove c'è un Emmaus molto grande. E dove io sono riuscita a recuperare, dobbiamo parlare di Kevin, che sì, l'avevo già letto, tanto questa edizione qua, che io non so che edizione sia. È un romanzo che ho letto un milione di anni fa, ma l'avevo letto dalla biblioteca. È abbastanza un casino da trovare questo libro, per cui sono molto felice di averlo recuperato. Se non l'avete mai letto, è assolutamente agghiacciante perché è la storia di una maternità non voluta, di un figlio non voluto, il primo, il secondo sì, di questa coppia, e il fatto che il primo figlio è come se da subito, appena nato, sapesse di non essere un figlio desiderato, e è tutto costruito su flashback perché succede un fatto molto grave. Diciamo che questa madre viene a patti, no, con questa relazione che ha avuto con suo figlio. Viene a patti, la analizza e cerca di guardarla da vari punti di vista, e è un libro che vi giuro a tratti mi ha innervosito talmente tanto che l'avrei sbattuto al muro. Non perché mi innervosiva il ragazzino, cioè mi innervosiva sia il ragazzino che l'atteggiamento della madre, che l'atteggiamento del padre, insomma è abbastanza pesante. È il tipo il manuale del cosa non fare quando tu hai un figlio problematico, o cosa non fare quando tu non vuoi un figlio, cioè non farlo, potrebbe essere anche un'idea. Poi, non mi ricordo dove l'ho preso questo. Ah no, allora, questo di Yukio Mishima l'ho recuperato su Vinted, se non mi ricordo male, penso di averlo pagato tipo 5 euro, è praticamente nuovo. Yukio Mishima, io non ho mai letto nulla. Questo è il primo di una quadrilogia, se no, sì, tetralogia, anzi, vediamo che cannato. Lui mi ispira un sacco come autore perché è un classico autore di letteratura giapponese e è uno super in fissa, tra l'altro, con la filosofia dei samurai, con la filosofia giapponese, un pazzo isterico. Questo qui lo puntavo ancora da quest'estate quando mi ero messa a fare l'elenco dei libri da leggere, pilastri della letteratura giapponese. Ecco, questo qua, Yukio Mishima. Sempre suo, questo in realtà ho comprato totalmente per caso. Ho letto la trama e ho detto: beh, interessante. La musica è una metafora dell'orgasmo. Io, ok, non, cosa vorrei mai dirci, Yukio Mishima? Questo l'ho preso a 3 euro sul mercatino, sempre qua a Cremona, quando ho preso quello di Starnone. Questi sono acquisti consapevoli, giuro. Cioè, i libri che vedete qua non sono quelli del tipo: ciao, l'ho preso tanto per fare, l'ho preso tanto perché costava poco. Vi assicuro che lo so che sono tanti, ma li ho presi con due dita di testa questi libri. Cioè, nel senso, mi sono detta: prendi soltanto quella che sei sicura che leggerà. Grazie. Sempre a Canove dei Biazzi ho preso anche questo, Quando cadrà la pioggia tornerò,
E questo qui lo, vabbè, penso di aver pagato 2 euro, 1 euro, non mi ricordo, poco, 1,50 euro. Questo io già ce l'avevo, è per farvi un monito, questa cosa. Questo io già ce l'avevo, anni fa l'ho dato via, e adesso me lo sono ricomprata. Questo per dirvi che pensate bene quando date via i libri. Infatti, quando alcuni di voi mi mandano dei messaggi e tipo, come è successo appunto con Emilia che mi ha regalato questo libro, poi me ne ha regalato un altro ancora più figo. Qualcuno di voi mi aveva mandato anche Edward Rutherford, quello sulla Russia. Io tutte le volte ho insistito come non so cosa, dicendo: sei proprio sicura? Sei certa? Proprio vuoi mandarlo? Sei sicura? Pensaci attentamente, non è che dopo magari ti penti, perché raga, io sono la prima che si è pentita 1500 volte di aver dato via dei libri e questo è uno di quelli, perché ho ripensato ultimamente di rileggerlo, poi mi è venuto sto flash appunto che non ce l'avevo più. Poi ho preso Kitchen di Banana Yoshimoto, io ne ho letto soltanto uno, che era quello che avevo letto nella collezione dei giapponesi da Edicola. Anche questo penso di averlo pagato tipo 1-2 euro, non mi ricordo, non lo vedo scritto da nessuna parte. Vabbè, questo penso sia il primo romanzo di Banana Yoshimoto, non l'ho mai letto, per cui yeah, lo leggeremo. Questo che lo cercavo tantissimo, Quel che resta del giorno di Kazuo Ishiguro, che l'avevo cercato quest'estate quando c'erano i due Naudi da comprare, ma non l'avevo trovato e per cui me lo sono recuperato così, perché così, se ho una voglia disumana di darmi a sto colpo di grazia di infilare la testa nel forno che Silvia Plath levate, mi leggo Kazuo Ishiguro, perché proprio è sinonimo, vai, ti passi una giornata in totale allegria. Sempre grande classico della letteratura giapponese è Yasunari Kawabata, anche questo famosissimo. Io ho Koto, che è la storia dei giovani amanti della città imperiale, cioè sono tipo le geisha al maschile. Questo l'ho preso su eBay, ma anche questo penso di averlo pagato 2 euro, 1 euro, non mi ricordo, comunque è una stupidaggine. Poi penso uno dei più famosi che ha scritto lui, che è questo, La casa delle belle addormentate. Penny, ce l'avevi già? Certo che ce l'avevo già anche questo e l'ho dato via, senza averlo letto, tra l'altro. Quanto sono una ragazza intelligente, perché secondo me a me la fissa dell'Oriente mi era già venuta anni fa, quando appunto avevo letto Quando cadrà la pioggia tornerò, più tanti altri, tipo questo che ho riletto di recente, che ho comprato sempre a Canova De Biazzi, che è Gridare amore al centro del mondo. Questo qui l'ho preso sempre un altro Emmaus, anche questo ho pagato tipo 2 euro, questo ho pagato pure 2-3 euro, non mi ricordo. Gridare amore dal centro del mondo io ce l'avevo e l'ho dato via anche questo, per cui attenzione ragazzi, dare via i libri, perché dopo fate come me, è come se l'avessi pagato il doppio. No, questo però l'avevo preso con uno scambio da Nobi, quando Nobi ancora funzionava. Cioè, l'ho pagato poco, per carità, però già ce l'avevo, cioè i 2,50 euro li avrei potuti, non lo so, investire in qualcos'altro, ecco, se ero furba, ma non sono tanto furba. Emilia comunque mi ha omaggiato di questo, della storia di Genji, sono molto felice. Murasaki Shikibu, aiutatemi voi, che è tipo pilastro della letteratura giapponese, Giappone dell'epoca Heian, meraviglioso, non vedo l'ora di leggerlo, ovviamente lo leggerò un po' per volta, perché alcuni mi hanno detto: Penny è pesantissimo, ok, Rea si legge un po' per volta, cioè è come il Don Chisciotte. Mi è venuto in mente il Don Chisciotte perché ce l'ho, è identico, è identico nel senso che è della stessa identica edizione in blu, in due volumi però dentro il cofanetto, là l'ho visto, si legge un po' per volta. Cioè, non è che vi sparate il Chisciotte tutto di un colpo. Cioè, il primo libro forse sì, secondo me si legge abbastanza velocemente. Il secondo libro è già un po' più delirante, per cui secondo me ci andate un attimino più piano. Però, ecco, si può leggere anche con calma, uno se lo può godere, la lettura è interessante, piacevole. Qualcuno di voi mi ha chiesto, leggiamolo in gruppo di lettura. Regà, io i gruppi di lettura per i mesi di novembre e dicembre poi saranno sospesi quando avremo finito di leggere quella palla disumana di Shogun, perché io devo studiare poi, devo leggere tanti di quei romanzi per l'università, che è una cosa che mi rende immensamente felice, me la sono scelta io, la magistrale in letterature, che si chiama proprio letterature comparate postcoloniali e non mi ricordo straniere, forse moderne, no, letterature moderne comparate postcoloniali. Non mi ricordo mai che in ordine va questa cosa. Comunque, vabbè, me la sono scelta apposta in letteratura perché c'erano tanti romanzi da leggere e questa cosa mi rende immensamente felice. Mi sono anche scelta gli esami in cui c'erano tutti i romanzi che io non avevo mai letto perché sono una ragazza intelligente, che all'inizio mi sembrava una figata, adesso mi sembra un po' meno figo, però va bene lo stesso, finché non tirerò giù le bestemmie. No, in realtà mi sta piacendo tutto molto. Mi sta piacendo proprio un sacco. Anche tutti questi saggi belli pesantoni in cui c'è tutto questo, sono bellissimo. Poi, sempre su Vinted, che vi consiglio di andare a spulciare per quanto riguarda i libri, ho recuperato anche IQ 84 di Murakami Haruki, che
io, di cui anzi ho letto soltanto un romanzo che era Norwegian Wood, nel passato mio passatissimo, di cui ho un altro romanzo che è L'assassino del commendatore, sempre della serie dei romanzi quelli giapponesi da edicola, serie che tra l'altro è finita, adesso vi faccio vedere l'ultimo volume, e nulla, ho recuperato questi, uno l'ho pagato tipo 4 euro, l'altro ho pagato 2 euro, quello pagato 2 euro è questo, che io non avevo capito che era così rovinato, se no lo ammetto non l'avrei comprato. Ma vabbè, cioè, li ho pagati poco, per carità, adesso esiste un'edizione molto bella nel cofanetto Super Puppa, me lo strafigo, solo che costa 26-27 euro, che in teoria per 3 libri non è poi tantissimo. Io non l'ho comprato nuovo, non ho comprato quell'edizione neanche usata, perché ho detto metti, no, secondo me costa di più, ho detto una stupidaggine. Vabbè, in ogni caso non ho comprato quell'edizione, gli ho detto perché metti mi fa cagare 26 euro, mi cazzo una belva, e siccome sapevo che si trovava usato comunque i Q84, che sia Libraccio, che sia Vinted, che sia eBay, no, eBay forse mica tanto, comprovendo libri, ho detto ciao, aspetto e vediamo. Questo ve lo faccio vedere, l'ultimo volume, che è la grande traversata di Miura Shion, di quella collezione edicola dei grandi, della grande letteratura giapponese. Sono molto triste che sia finita, sì, me li sono fatti su tutti, sono 25, I am very happy, non so quando li leggerò, cioè in realtà un po' li ho letti quest'estate quando ero a Tarsogno. È una, come dire, una collezione molto bella, secondo me, poi io, insomma, mano a mano che uscivano i vari titoli, comunque seguivo anche qualche persona su Instagram che diceva che effettivamente, insomma, ne valeva la pena, che era una collezione ben fatta. Chiaro che mancano alcuni titoli di letteratura giapponese, però è letteratura, secondo me era più concentrata sulla letteratura giapponese non contemporanea, ma comunque più moderna, ecco, non esattamente quella classica, perché di autori di letteratura giapponese classica, tipo Mishima, Kawabata e compagnia, non ce n'erano, per cui chiaramente erano autori moderni. Poi c'è da dire che comunque il problema grosso, da quello che ho capito, è che bisognava farsi dare anche i diritti dalle varie case editrici. Io pensavo che, essendo Corriere della Sera, essendo quel gruppo editoriale, altri gruppi editoriali non concedessero i diritti, che appunto allora si stampassero soltanto i titoli di quel gruppo di stampati già in precedenza col gruppo editoriale, invece sono riusciti anche andare a prendere qualcosa di altri gruppi editoriali. Questi due li ho comprati insieme alla libreria Tanabata a Milano, è una piccolissima, cioè una libreria che è grossa come sta stanza, è bellissima però, è una libreria e anche vende cazzabubole giapponesi, mica tanto cazzabubole, per me anche delle cose molto fighe, che sta a Milano, ma non mi ricordo in che via. Se dentro uno di questi libri c'è il biglietto da visita, penso di sì, ve lo dico, dov'è che sta? In via Adige 7. Vi faccio vedere. Molto carina, vi consiglio di andarci a fare un giro. Io ho preso questi due libri, uno è Miti e leggende del Giappone, Fiori, Giardini e Alberi, questo è bellissimo, ci sono un sacco di leggende legate appunto ai fiori e agli alberi, giardini, insomma, se siete poi appassionati di giardinaggio, secondo me è molto carino. Poi ci sono dentro anche le illustrazioni di Hokusai, per cui secondo me vale assolutamente la pena. Poi non costa neanche tanto, costa 12 euro questo. Questo, con la scusa del oh, mi serve per l'esame di cultura e letteratura giapponese, perché anche qui vai Penny, no? Non ti complicare la vita, no? Diamo l'esame anche di questo. Esame che tra l'altro ci tengo a dirlo, non mi serve assolutamente a niente ai fini della mia laurea, è così, è infilato totalmente a caso tra gli esami a scelta. C'erano delle robe che mi potevano servire di più? Sì, certo, ovviamente, tipo, che ne so, storia della cultura inglese, robe di questo genere, ma ho detto che noia, che barba, che noia, ho già dato 47.500 esami nella mia vita su sta roba qua della cultura inglese, ormai la so meglio io degli inglesi, non è vero, però vabbè, e quindi sono andata a scegliere una roba che non c'entrava niente. In ogni caso, tra l'altro, la docente di letteratura e cultura giapponese, che è Paola Scrola Vezza, è la stessa che ha curato e ha tradotto questa raccolta di racconti, anche questa è molto bella. Questo ne parlavo ieri nel gruppo di lettura di Shogun. Alcuni racconti sembrano un po' gli shoujo, si dice, no? Gli manga, quelli per ragazze. È veramente molto carino. E cos'è che vi volevo dire? Che appunto lei, Paola Scrola Vezza, recensisce libri su un canale qua su YouTube. Che figata, pazzesca. L'ultimo, credo, sì,
È questo che è stato ristampato di recente da Bompiani, che è L'affare Tutankhamon di Christian Jacques. In realtà questo è un romanzo, non è un saggio, e vi racconta della scoperta della tomba di Tutankhamon da parte di Howard Carter. Sembra che io ogni te quando entro in un nuovo tunnel mi scordo quelli vecchi, in realtà non è così. In realtà quando io vedo qualcosa dei miei ex tunnel io me ci tuffo, una bomba. Tipo sta cosa della scoperta di Tutankhamon, tipo sta cosa dell'Egitto, tipo che io comunque in Egitto ci voglio andare, più di tutti i posti messi insieme. Io, Giappone, I love you very much, but Egypto is my first choice. English, mica tanto, perché parlato così 15 su 30 all'esame. Ok, questo ho pagato 1,50 euro, sempre Emmaus. Regà, andate all'Emmaus. Comunque, ecco, non vi ho fatto vedere che Pensiero, grazie Chiara di Libreria Pensiero Meridiano, mi ha mandato anche il diario dei miei gruppi di lettura. Comunque, ci tengo a dire che i gruppi di lettura non è che non li facciamo più. Il prossimo che leggeremo mi piacerebbe che sia Lonesome Dove di Mattonazzo, però un attimo perché io mi devo regolare con appunto i romanzi da leggere per l'università, perché non ci sono solo quei tre di letteratura inglese, che due li ho praticamente già finiti di leggere, per cui ok, ho tutti i saggi annessi e connessi, poi ho tutti quelli di letterature comparate, il corso che non ho ancora iniziato, che inizia non oggi, che è lunedì, ma lunedì prossimo, per cui vi farò sapere quanta roba da leggere per quello, ma in realtà ci ho già guardato sulla pagina del corso, per cui tanti auguri anche a me. E poi ho letteratura spagnola, anche se in realtà non penso di darlo subito quell'esame, perché Dos los ramatos in questo periodos. No, scherzi a parte, è perché devo un attimino recuperare la mia parlata spagnola e di conseguenza, ecco, vorrei evitare di andare a fare delle brutte figure. E poi anche perché non è che io posso dare 850 esami. Io che sono anni che non do esami all'università, non mi sembra il caso così di far la figa e di buttarmi di testa, anche se, cioè, ci fu un anno in triennale che in una sessione tra maggio e luglio diedi qualcosa come 10 esami. Ero chiaramente esondata nel cranio, nei non 10 esamini da 4 crediti Quasi 10 esami, no, 10 no, però 7-8 esami penso di aver dato, non lo so. Mi ricordo che ho finito luglio, che non lo so, non mi ricordavo più neanche come mi chiamavo, e siccome vorrei evitare, ecco, una situazione del genere, si fa con calma, perché tanto qua nessuno mi corre dietro e soprattutto sono responsabile di me stessa e delle mie finanze in questo momento. Quindi, con calma, regà, ce la possiamo fare. Diamo gli esami con un po' di consapevolezza, visto che li sto dando, che sono anziana. Io ammiro chi fa questa cosa quando è, tra virgolette, fuori età per l'università. Sono poco indulgente con me stessa, ma quello è un altro discorso. Quindi non vi preoccupate che i gruppi di lettura non è che me li sono scordati, assolutamente. Poi ricominceranno i salotti di lettura. Fatemi sapere voi se avete fatto degli acquisti interessanti in quest'ultimo periodo e se c'è qualcuno di questi romanzi che vi ispira più degli altri. Potete anche scrivermi ferme te penny, come al solito. Come vedete è servito tantissimo l'ultima volta. Scrivermi ferme te penny. No, però davvero adesso seriamente ho un progettino per l'anno prossimo e non appena riuscirò a sistemare la libreria, di là, nell'altra stanza, dopo faccio proprio l'angoletto del ti prego leggimi. Secondo me ci appiccico proprio un cartello con scritto ti prego leggimi. È pur vero che ne sto leggendo tanti di libri, a parte in quest'ultimo periodo che sto studiando, per cui insomma un po' meno. Io vi mando un abbraccio, un bacio, qua sotto vi lascio tutti i contatti, Instagram e Twitter, e questo forse sarà l'ultimo mercatino dell'anno, chi può dirlo? Quindi buone letture, buoni acquistini e noi ci vediamo molto presto.